che stimolano l'interesse del matematico. Diofanto si accorse che 65 è uguale a 5 per 13. Puoi dire, oh, caspita, no? Che cosa interessante. Ma non è tanto il fatto che sia vera questa cosa, bensì il fatto che, se voi guardate qua, 5 è una somma di quadrati, no? Perché è 4 più 1, no? E 4 ovviamente è il quadrato di 2, no? E 1 è il quadrato di 1. Quindi abbiamo un numero che è una somma di quadrati. E anche 13 è una somma di quadrati, perché è 9 più 4, no? Cioè 3 al quadrato più 2 al quadrato. E quindi questa idea delle somme di quadrati era una cosa che stimolavano, no? All'epoca, proprio perché sono legati al teorema di Pitagora. Ora voi direte, vabbè, è un caso, ma la cosa straordinaria di cui Diofanto si accorse è che anche 65 è una somma di quadrati, perché è 64 più 1, no? Sì. E quindi 8 al quadrato più 1 al quadrato. Ora questa è un'osservazione, no, che lui fece e che rimase lì per 1300 anni, no? Non tanto quanto Germano, ma quando si arrivò nel 1500, ci furono, qui c'è tutta una storia, no, che ha a che fare con le equazioni di terzo grado. Le equazioni di terzo grado erano complicate, perché per quelle di secondo grado ci sono le formule babilonesi, che trovarono i babilonesi, la famosa formula meno b più meno radice quadrata di b al quadrato meno 4c diviso 2a, che tutti impariamo a scuola, eccetera. Quindi se vi danno le equazioni di primo grado non ne parliamo, no? Ma di secondo grado voi sapete risolvere, ma di terzo grado è complicato. Allora cosa facevano i matematici per guadagnarsi la vita? All'epoca non c'erano gli auditorium, no? Non c'erano i dialoghi matematici, dovevano trovare qualcosa di analogo, no? Però, allora facevano il contrario, no? Cioè prendevano tre numeri, no? E dicevano, se questi tre numeri fossero le soluzioni di un'equazione di terzo grado, no? Allora sappiamo che c'è la scomposizione, no? X meno A per X meno B per X meno C, no? Faccio il prodotto, ottengo un'equazione di terzo grado, poi vado sul palcoscenico, se invece di avere le grezze c'è un altro matematico, gli dico ti sfido a trovare le soluzioni di questa equazione di terzo grado. E quello arrancava, no? Così, e se riusciva vinceva lui il premio, no? In denaro che veniva dato, altrimenti vincevo io, e così via. Quindi si facevano queste sfide, l'espressione fare il terzo grado deriva di lì, no? Cioè ti chiedo la soluzione dell'equazione del terzo grado e tu non la sai fare. Ma nel 1500 arrivò un signore che si chiamava, mi sembra, dunque, non mi ricordo quale fosse in ordine, no? C'era uno che si chiamava Scipione del Ferro, uno che si chiamava Cardano, no? Tartaglia e così via. Comunque uno di questi trovò la formula per l'equazione di terzo grado. Quella è la gallina delle uova d'oro, no? Perché tu vai a fare le sfide e lui ti dice questa è la mia equazione e io ho la formula e te la risolvo. E allora, no, finisce tutto. Quindi la formula fu tenuta segreta per un bel po' di tempo, no? Dopodiché Cardano la ebbe sotto promessa che non l'avrebbe mai divulgata, naturalmente una volta che lei la pubblicò, no? E finì il gioco, così il terzo grado è finito. Ma il problema della formula per la soluzione dell'equazione di terzo grado è che mentre nel secondo grado, quando la radice quadrata è la radice di un numero negativo, non c'è soluzione, perché non ci sono radici quadrate di numeri negativi, nel caso dell'equazione di terzo grado non ci sono radici quadrate e radici cubiche, però a volte serve andare a usare delle radici che sono negative, no? Cioè si inventano, o perlomeno senza saperle, i numeri complessi, e si scopre che quella formula lì è esattamente la formula che lega il prodotto di due numeri complessi, che sono due vettori. I numeri complessi sono come delle freccette, no? Come si fa a calcolare la lunghezza di una freccia? Si fa il teorema di Pitagora, cioè si fanno le somme dei quadrati della parte intera e della parte immaginaria, no? Quindi le somme dei quadrati diventano le lunghezze o i moduli, come le chiamano i matematici, dei numeri complessi. E la formula per il prodotto di numeri complessi ti dice che il modulo di un prodotto, 65, è il prodotto dei moduli, 5 per 13. E allora queste formule di Diofanto, lui intuiva che c'era qualcosa di strano dietro, no? Però il fatto che sì, 65 fosse lui somma di quadrati e anche prodotto di somma di quadrati era un'osservazione così, no? Estemporanea, che inserita nella teoria dei numeri complessi è la formula fondamentale per i moduli. Fermat era ovviamente interessato a queste cose,
tanto i numeri complessi ormai c'erano già stati, quindi alcune delle osservazioni di Diofanto potevano sembrare molto stimolanti, no? Col seno di poi. E lui, studiandone una, no? Appunto, no? Sulle somme dei quadrati, ebbe questa intuizione di dire: ma non sarà appunto che le somme degli altri esponenti. Perché lui con questa formula dice: guardate, io ho dimostrato matematicamente che cambiando l'esponente a parte 2, questa equivalenza non funziona con nessun numero, non funziona in assoluto.